Salite, ma possiamo partire. Ma Zarra Sant'Andrea fu la culla di Vivaldi. Ma quale Vivaldi? Questa è la culla dei Vivai. Ma comunque, noi ci troviamo nella nostra 28esima tappa e alle nostre spalle abbiamo i ruderi del castello, definito anche Castellaccio. E noi iniziamo da qui. Si tratta di un avamposto al castello di Tripi, Novara di Sicilia e Montalbano e Licona, e si presume abbia origini arabe. Mazzarra Sant'Andrea è un altro comune della provincia di Messina e conta circa 1500 abitanti. La sua fondazione sembra essere di origine araba. Durante la dominazione normanna, il feudo passò in concessione ai monaci basiliani, per poi passare nel 1400 in mano ai principi di Spadafora. Edicola votiva, realizzata in ricordo dell'antica chiesa della Madonna delle Grazie. Siamo dinanzi all'ex casa comunale, adesso biblioteca, e qui ritroviamo il simbolo degli Spadafora, unico qui a Mazzarra Sant'Andrea. E ci troviamo nella piazzetta in cui è collocata la chiesa madre del paese, dedicata alla Madonna delle Grazie e risalente al 1766. Bravo! Grazie! Al suo interno, oltre le pregevoli tele, troneggia la statua della Madonna delle Grazie. Ogni ultima domenica di agosto sentitissima è la festa che si tiene in suo onore. Ci hanno appena detto che qui a Mazzarra Sant'Andrea c'era anche un cinema. E adesso noi andremo a mostrarvi la vecchia cinepresa con cui venivano proiettati i film. Positivo e negativo. Se chiusavo e se chiudevo, mantenere sempre stato stanza per accendere la luce. E la sacca di chiudere l'obiettivo sulla sacca e si girava. Si girava che stare, passava che ci era uno ci dava uscio. E si girava. Ed ora vi mostriamo il canale di un antico mulino ad acqua. Guardate cosa vi mostriamo! Ci siamo infiltrati in un terreno privato, non ditelo a nessuno, mi raccomando, per mostrarvi questa sera di probabile origine araba. Cosa facevano in questa sera? Questo era un pozzo. Esatto, in cui l'acqua veniva prelevata tramite l'ausilio degli asini. Adesso ve la mostriamo.
essere più esaustivi è venuto in nostro soccorso il signor Ventura. Il muro non c'era, il pezzetto di muro non c'era. Qui sopra c'era un asino o un uomo, che c'era su questi bulloni qua, c'era una catena che girava sempre. Il muro, l'asino, la mucca girava sempre, tutto il giorno. Se non che c'era un differenziale, chiamavano, che faceva girare questa catena che scendevano là sotto i secchi e giravano continuamente e buttava l'acqua qui dentro, però questo non c'era neanche. Era più basso perché quando arrivava a questo livello i secchi ritornavano giù. Lì c'era un tubo di greta che usciva l'acqua su quella canaletta, chiamavano, su quegli arcadi. Aprivano la vasca e irrigavano continuamente. Io non me lo ricordo, il muro qua non me lo ricordo mai. Me lo ricordo che l'ho visto 55 anni fa, avevo 10-11 anni, più di questo, dove c'è Porto Rosso. Insieme agli amici Giovanni e il signor Franco vi mostriamo i diversi tipi di innesto che si fanno alle piante di agrumi. E quindi forse anche Costanzo lavorerà. Forse. Ciao! Questo viene chiamato caviglione. In italiano? Non te lo so dire. Ecco come viene piantato. Semplice indolore. Ma vediamo Costanzo se riesce a fare qualcosa. Aspetta che vado, vediamo se c'è sto mestiere nelle mani. Avanti, vediamo. Siamo qui a riprendere questa scena. Sempre in questo? Non farle un altro, il kit è massato. Ok. Allora, vediamo Costanzo. Allora, prendete un caviglione. Fate un buco, così, mettete la pianta. La tecnica è di prendere un po' di terra e la stringi così sulla radice in modo tale che sta ferma e poi si copre il buco e si dà l'acqua. Allora, ti senti soddisfatto? Posso fare questo mestiere. Togliamo la spina del selvatico, andiamo a fare l'incisione, la sete dove va la gemma. Si guarda all'interno, ci sono due occhi, se sono pieni è buono, si può andare a innestare. E questo che innesto è? Si chiama gemma dormiente, dorme fino a maggio. Ecco, non vi avevamo detto perché Mazzara è definita la culla dei vivai. Pensate che questo fu uno dei primi territori in cui gli arabi sperimentarono la coltivazione degli agrumi. Questo ha fatto sì che i mazzarresi, ancora oggi, vengano definiti i maestri dell'innesto. Questo è l'innesto a marsa a quattro occhi. Ci troviamo nel territorio compreso fra Novara di Sicilia e Mazzara Sant'Andrea. Proprio lì in basso c'è, molto in basso. C'è quello che si suppone essere un antico acquedotto collegato al monastero basiliano che è proprio lì sulla Rocca San Nicola. Ma sei sicuro? No, è una supposizione. Lì appunto ci doveva essere il monastero basiliano di San Nicola. E basta questo. Lui suppone. Una supposta è questa.
dopo l'asfissia del nostro Costanzo, che stava per svenire per paura del preticipizio perché poi c'erano i monaci basiliani, quindi preticipizio, giusto? Doveva essere proprio l'abside del monastero basiliano, perché è proprio rivolta verso est, come dice l'amico Giovanni. E prima di concludere volevamo rendervi partecipi di una fichissima poesia. Vita, morte e l'umanità vivente. La vita dell'uomo si sape che è cutta, e tempo niente può fare la botta, ma non pensando alla morte brutta, con la natura campa, sbaglia e lotta. Siamo di carne e ossa cristiani e non facciamo azioni buone, anzi, ne maltrattiamo come un cane, peggio di un malutempo, con lampo, cuccioni. Ma se pensassimo all'altro mondo di peloscio, chiedo che è paradiso e non canuscio, credetemi, vedi come moscio moscio, intendissimo un tatana senza sbruscio. Ma io ci credo sì in qualche cosa. Di una sentenza di una vecchia musa, l'uomo manco che morte si riposa, senza dire perdono e dire scusa, e a dire se muori, prima se nasce, se campa un giusto e poi se sparisce. Pensate quando siamo un tardicascio, quando perdona, quando compatisce. E appena mi sono l'ultimo maturi, nessuno i fumicoli in tetani, i vermi fanno un meglio buccoli. E resta solo l'anima di cristiano. Perciò, ora finisce sta lodata, tanta la speranza che viene capita. Povertà e ricchezza non fanno nota. Allora diciamo tutti, viva pace e viva vita.